Il mondo dei media ha un potere immenso, posso manipolare o posso anche dare la vita, posso uccidere o posso trasmettere la vita. E se io trasmetto delle informazioni che non corrispondono alla verità, distruggo la società nella quale vivo, creo odio e in fondo confusione. Dobbiamo dire le cose come sono, in realtà, con un certo metodo, evitando il fondamentalismo, cioè prendere una frase e tirarla fuori dal contesto, come facevano i farisei, ma come fanno le persone che non sono interessate alla verità, che manipolano. Esiste il rischio della manipolazione della verità. Si può uccidere qualcuno manipolando una verità. Nel caso del Papa Francesco, ma che cosa dice nel suo magistero? Il Papa ha scelto, vivendo nell'epoca attuale dove la comunicazione è essenziale, ha deciso di comunicare direttamente sull'aereo, incontrando la gente. In fondo il Papa Francesco cerca a rendere la teologia pastorale, cioè una teologia che accompagna, la teologia che è chiamata a diventare pastorale, lo diceva Ratzinger. Pastorale, cioè una teologia capace di accompagnare. La parola pastorale non significa che adesso il dogma, le verità di fede spariscono, ma devono accompagnare la società e accompagnare le persone. E il magistero del Papa Francesco è un magistero più pastorale, che non è in rottura con il magistero precedente, in continuità. È complementare l'approccio di Giovanni Paolo II, di Benedetto e di Papa Francesco. È così che sono in pace anche con il Papa Francesco e cerco a capirlo e a trasmetterlo. È una via che il Signore ci indica, perché sennò sembra che lo Spirito Santo è andato in pensione e non lo credo.